Calcio Serie C, intervista telefonica con il DS del Gubbio Pannacci che parla dell'imminente ritorno di Simone Palermo, del possibile ritorno di Ferretti e delle altre operazioni in entrata della società rossoblù. Calcio Serie B, si presenta il neoattaccante del Perugia Federico Melchiorri, grande colpo del mercato del Grifo, cambia la sede del ritiro, dal 22 i biancorossi saranno a Sarnano, tennis entra nel club il Città di Gubbio Futures. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG. Il calcio, soprattutto il calcio mercato in primo piano, perché il Gubbio è pronto a riaccogliere il centrocampista Simone Palermo in rossoblù dopo una lunga trattativa che sembrava scemata ma che è tornata in auge nelle ultime ore. Sentiamo proprio sul ritorno di Palermo le parole del DS Giuseppe Pannacci, che parla anche di un altro possibile suggestivo ritorno, quello del jolly offensivo Daniele Ferretti, oltre che di almeno altre quattro trattative in dirittura d'arrivo. Vediamo. Gubbio che guarda al mercato, ne parliamo con il direttore sportivo del Gubbio in collegamento con noi, Giuseppe Pannacci. Ben ritrovato, Giuseppe. Grazie, ben ritrovati a voi. Si parla tanto di Simone Palermo, di un suo possibile ritorno dopo che la trattativa sembrava arenata nelle scorse settimane. Com'è la situazione? Ma la trattativa non è stata mai arenata di Simone Palermo. Simone Palermo, è inutile escluderlo, è stato sempre comunque sia un giocatore che rientrava in quelli che erano i programmi sia dell'allenatore che della società. Affinché poi le cose possano andare in porto c'è tutta una serie di situazioni che bisogna analizzare bene, sia per l'importanza del giocatore, sia per quelli che sono comunque sia i parametri che comunque la Gubbio Calcio deve rispettare. Quindi ci sono diverse situazioni, le situazioni sono abbastanza in dirittura d'arrivo, quindi noi pensiamo sicuramente entro mercoledì di poter dare quattro giocatori che il mister ha chiesto per completare al 90% la rosa che inizierà il 21. Per poi lasciare degli spazi liberi, d'accordo con l'allenatore e col presidente, per guardarsi intorno. Si parla anche di Daniele Ferretti, almeno se ne è parlato, che sarebbe un altro ritorno suggestivo che comunque stuzzica la fantasia dei tifosi. Cosa c'è sotto questo punto di vista? Ma Daniele Ferretti è un giocatore che è rimasto nel cuore dei tifosi, quindi è rimasto anche nel cuore della società per quello che ha dato, per la persona che è, per quello che è riuscito in qualche maniera a trasmettere. La sua vicinanza con Gubbio è un affetto che lo lega in modo particolare, e sicuramente se ci saranno delle possibilità, se ci saranno delle sirene da parte sua sono già arrivate, sicuramente sarà una situazione che la Gubbio Calcio in primis e il presidente Notari valuteranno il da farsi. E siamo alla Serie B, cambia la sede del ritiro del Perugia, dal 22 luglio prossimo fino al 3 agosto i biancorossi non saranno più a Leonessa nel Lazio ma a Sarnano in provincia di Macerata e dunque in terra marchigiana. Prima amichevole il 24 luglio al cospetto della Fermana. Intanto si è presentato ai tifosi il grande colpo del mercato biancorosso, l'attaccante Federico Melchiorri. Sentiamo le sue parole sulla trattativa che lo ha portato a scegliere Perugia. Abbiamo parlato fin dall'inizio del mercato della situazione migliore che a cui potevo ambire. Perugia c'entra in pieno le mie aspettative. Di certo non ci sono tante squadre comunque sia che possono avere una tranquillità a livello di società come il Perugia e a livello di squadre, perché negli ultimi anni, da quando il Perugia è approdato in Serie B, ci sono sempre state delle annate eccellenti. Quindi anche questo è simbolo di una società solida, ambiziosa e che faccia le cose come vanno fatte, dato che è raro al giorno d'oggi trovare queste società. E siamo al basket, a due femminile, altro innesto di spicco in casa Pallacanestro Umbertide in vista della prossima annata con la società umbertidese che ingaggia l'ala Beatrice Olagide, classe 98, nell'ultima stagione alle Tigers Rosa Forlì, dove ha raggiunto la salvezza in A2. Ala di 181 cm, ha disputato anche tre stagioni in A1, due a Parma e una alla Spezia. La giovane cestista ha fatto anche parte del giro della nazionale Under 18. Chiudiamo parlando di tennis, perché come vediamo dalle immagini di Fernando Sebastiani, è iniziato sabato, termina domenica prossima 22 luglio il torneo ITF Futures Città di Gubbio, organizzato e ospitato dal Circolo Tennis Gubbio, con montepremi finali di $15.000.
Le prime due giornate si sono contraddistinte con i primi incontri eliminatori in cui si è distinto anche il giovane cubino Lorenzo Vergari, sconfitto 6-3, 6-0 dal quotato De Giorgio. Oggi al via anche il tabellone del doppio, mentre stasera alle 21 si sfideranno l'argentino Echeverría e il greco Sterju, rispettivamente numero 9 e numero 16 del tabellone principale. È tutto per l'informazione sportiva di questa sera, che andrà in replica intorno alla 00:30 e ritroverete domani sul nostro sito trgmedia.it. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento con TRG.